Mister, muovere la classifica è un aspetto molto importante, però forse un po' di rammarico per questo pareggio, visti i due gol di vantaggio, rimane? Sì, come no, secondo me abbiamo meritato qualcosa di più, però alla fine siamo contenti, come ha detto lei, muoviamo la classifica. Faccio complimenti ai ragazzi perché veramente non era facile dopo 3 giorni, trasferta e mezzo, recuperare le energie. E niente, recuperiamo ora ancora di più perché c'è un'altra trasferta dopo 2 giorni a Genova. Niente, niente, poi come ho detto, sono contento per Kalinic, che ha fatto 2 gol, è un giocatore forte. Sono contento per Caprari, che ha fatto una bella partita. Cioè, dietro abbiamo concesso qualcosa, però alla fine contro Salernitana, che gioca in questo modo, così come gioca, non è neanche facile, non sarà per nessuno facile venire qua. Mi dispiace che non ho potuto far giocare queste 2 partite Lasagna, ci tengo a dire, lo considero un giocatore forte e sono sicuro che avrà i suoi spazi in futuro. Riferendomi a quanto dicevi poc'anzi, cosa è mancato per meglio dire nella ripresa? Forse un po' di freschezza perché, come Sì, dicevi tu, è sì, sì. subentrata anche un po' di stanchezza probabilmente. No, no, quella sicuro. Comunque c'è un po' di freschezza, un po' di anche mentale, che hanno, ragazzi hanno speso tanto 3 giorni fa, però bisogna accettare, in questo momento siamo questi e bisogna recuperare bene per sabato. La sensazione complessiva, nonostante, come hai detto tu, il calo fisiologico che c'è stato anche nella ripresa, è che questa squadra abbia acquisito, riacquisito grande autostima in tutti i suoi effettivi. Tu hai citato come esempio, insomma, più eclatante quello di Kalinic, ma un po' tutti, no? Quelli che hai impiegato. Sì, come no, cioè, come ho detto, sicuro vittorie ti danno un po' di confidenza, c'era anche questo punto che muove classifica, e poi niente, ancora lungo, c'è ancora da mettersi a lavorare. Dopo sabato magari avremo un po' di più tempo, come ho detto prima, in 6 giorni 3 partite, per me è una pazzia dal punto di vista fisico per ragazzi che poi sono stati bravi oggi e speriamo di fare altro bene sabato. Stai coinvolgendo un po' tutta la rosa, no? La stai facendo sentire importante, contro la Roma ha giocato Bessa titolare, oggi hai riproposto Onglà. Segno che comunque hai considerazione di tutta la tua rosa. Ma è così, alla fine giocando in questo modo, 5 cambi, c'è sempre possibilità per tutti, è chiaro che poi c'è un gruppo di 15ina di giocatori che tirano fuori tutto il campionato, però io sono contento della rosa, sono contento dei ragazzi, sono anche bravi ragazzi vogliosi di lavorare, cioè si mettono a disposizione e guardiamo avanti. Mi dici quanto ti sta aiutando anche il tuo staff che di fatto hai ereditato, che è lo staff societario, ma col quale sei entrato in grande sintonia sin da Sì, subito? no, sono gente capace, brava, sia come persone, sia come capacità di lavoro, ci conosciamo ancora meglio con il tempo.